e poi mai scommesso che la Juventus potesse perdere con Sassuolo così. Allora, c'è da mettere il Sassuolo a un training match e gli sono andati male. E ha avuto contro la Roma, contro l'Atalanta, contro l'Inter, e li ha giocati benissimo tutti e tre e non ne ha vinto uno. Però ti sei rifatto oggi. Ah! L'orto muso, per vincere basta fare un gol in più degli avversari. Esatto. È quello che... Cioè, se tu riveli i tuoi piani, poi è capace che qualcun altro... e te li fotta. Io ho editato la live reaction di Milan-Torino, che è uscita tipo un'ora fa neanche. E mentre la stavo caricando, mi sono messo a cenare e ho detto, vabbè, fammi guardare la Juve. Accento. Accento proprio sull'inserimento del gol del 1-0. Torno, raga, questa la devo vedere. Questa... Sta partita va vista. Perché se la Juventus è quella che ha giocato contro l'Inter, questa partita non la vince. Trovano il pareggio e cominciano a far cagare addosso il Sassuolo. Perché fino al gol del 2-1, ovvero tipo a tempo scaduto, si era cagato addosso. Però visto che il Sassuolo, il suo pareggio, il suo punticino, se l'è difeso. Ma quando ho visto quella palla, mi sono alzato dal divano, cioè mi sono sentito io il giocatore del Sassuolo in quel momento. E quel pallonetto, cioè raga, il pallonetto è la cosa più umiliante che ci sia. Il pallonetto dello zio, come lo chiamo io a FIFA, è la cosa più umiliante che ci sia. Vanno a perdere così. Vanno a perdere al 90° e ti orto muso come Garballoro. Oh, che bello, che bello, che bello. Meno 13 fa freddino, Meno 13. Ma il campionato è lungo. D'accordo. Però... per recuperare 13 punti vuol dire che te ne devi vincere 6, 5, e io devo vincere, e io devo perdere 5. E io in tutto il campionato scorso ho perso 6. Quindi, bimbo, mi sa che stai un po' cominciando a essere dietro. Un pochino. A me, raga, non piace fare le reaction sulle partite che non sono del Milan. No. Però a volte, raga, veramente io non posso esimermi da non farle. Non posso, no. Non posso. È più forte di me. Sai io che davanti non esiste. Noi ci siamo andati a pareggiare perché mi ha preso un gol da coglioni. E se Szczęsny non fa la parata della fantascienza su Kalulu, avevo fatto 10 su 10. Però il calcio, ragazzi, è anche questo. E mi dispiace, perché io quando feci la reaction di Juventus-Milan, si parla ormai di un mese fa, dissi, fa 1-1 allo Stadium, è un grande risultato. Adesso... dico, siamo stati i coglioni che siamo andati a pareggiare contro la Juve allo stadio. Potevamo vincere. Raga, è già il secondo anno che ci stanno regalando perle dappertutto. Noi usciremo dalla Champions, per carità di Dio, loro andranno avanti, non la vincono. Per quando becca una squadra che gioca a pallone li sodomizza. Però, se vogliono svegliare al mattino... ce ne aspettano delle belle. Lasciate anche il video, iscrivetevi al canale.
Ci vediamo domani con Assassin's Creed Valhalla.